Ciao ragazzi, in questi giorni sta girando su YouTube un video strappalacrime per me. Ne volevo parlare perché il mio canale è nato invogliando le persone a fare una determinata cosa, ovvero sia, qualora fossero pronte e predisposte, ho sempre detto di dare una mano a canili, gattili o qualora disposti mentalmente di adottarlo, addirittura un animale, un cane, un gatto, perché non sono degli oggetti. L'Inter mi ha permesso di dare una mano a tanti canidi, a tanti gattili. Tantissimi di voi mi hanno scritto in privato, mi hanno mandato foto, persone che hanno adottato cani, gatti, ovviamente non per merito di Giuse 10, forse più per merito dell'Inter che per merito di Giuse 10. C'è chi usa l'Inter per vendere le magliette false, c'è chi usa l'Inter per far adottare degli animali. Perché ti spiego, sta girando questa scena di questo cagnolino abbandonato mentre la macchina scappa, la macchina si ferma al semaforo, quel cagnolino praticamente si aggrappa sulla portiera dell'auto dicendo al padrone: perché mi stai abbandonando? Ci ho pianto su quella cosa, dico la verità, mi sono messo a piangere perché io. Per me gli animali fanno parte della mia vita e sono la mia vita. Io dormo con il gatto che spesso viene sotto le coperte con me, come spesso dipende come gli prende il cane. Dormo anche con il cane, a volte mi viene ai piedi oppure mi si mette lì vicino a me. Quindi io sono molto sensibile a questo e ringrazio tutti quelli che hanno avuto il coraggio di adottare un animale. Ripeto, molto probabilmente erano già predisposti per farlo. Chi segue questo canale dall'inizio lo sa che ho sempre invogliato le persone ad adottare un cane, un gatto o a dare una mano a canili e gattili. Ecco, invece di buttare i soldi per sentire parlare dell'Inter su YouTube, oppure peggio ancora per sentire sparare delle puttanate o delle cazzate, se potete, soprattutto parlo con quelli che pagano gli abbonamenti, se ne avete talmente tanti da buttare, perché potete sentire parlare ovunque di Inter. Gratis l'Inter di tutti gli interisti, indipendentemente dalle idee che uno possa avere, l'Inter di tutti gli interisti. Ma se vi avanzano 2 euro, 3 euro, 4 euro, dategli a un canile, ad un gattile, quello vicino a casa vostra, perché quel cagnolino, guardate la scena su YouTube, che al semaforo si aggrappa a quel pezzo di merda che lo ha abbandonato. Quel cagnolino molto probabilmente finirà in un canile perché lo vanno a prendere, non lo lasciano vagare per la città. Ecco perché non date soldi su YouTube. Aiutate gli animali che sono meglio delle persone. E chi ha un animale, chi vive con un animale, chi ha la fortuna di vivere con un animale, lo sa benissimo. Capisce quello che sto dicendo? Chi ha il privilegio di vivere con un animale? Lo sa benissimo cosa voglio dire. Smettetela di dare i soldi su YouTube, date una mano ai cani e ai gatti o a tutti gli animali o alle persone povere, ma non date soldi su YouTube a questi qui che vi sparano solo cazzate. Perché poi ti senti dire che Frattesi è andato al Milan, che non era buono per l'Inter, ti senti dire che Thuram l'aveva preso il Milan che era il fascicolo chiuso e voi pagate gli abbonamenti. Per fare il che? Per fare cosa? Questo video strappalacrime, ripeto, potete trovare su YouTube di questo cagnolino che rincorre il padrone in macchina. Padrone, quello è una merda, non è un padrone, mentre lo abbandona. Cioè, a me mi ha fatto piangere quella roba. Aiutiamo gli animali, che purtroppo spesso sono soggetti a dei pezzi di merda come quello che lo ha abbandonato. Ci siamo capiti? Il mio canale deve servire a questo, non a chiedere abbonamenti, soldi. Il mio canale deve servire ad aiutare gli animali. È quello il mio scopo principale. L'ho fatto dall'inizio. Chi mi segue, soprattutto quando ho riaperto questo canale, lo sa benissimo che l'ho sempre detto, lo dirò sempre. E ogni tanto la devo rimarcare questa cosa perché vedo che la gente si scorda, la va rimarcata. Andiamo sul calcio. Andiamo sul calcio. Io comunque lo vorrei avere davanti quello lì che ha abbandonato il cane.
Gli vorrei dire solamente due parole io a quello lì che ha abbandonato quel cagnolino e al semaforo gli si mette lì che piange e gli dice perché mi stai abbandonando. Ci vorrei parlare io con quella merda. Solo così. Solamente parlare. Andiamo sul calcio. Napoli, attenzione perché De Laurentiis apre il portafoglio e se apre il portafoglio. De Laurentiis vendendo Osimhen, perché tanto lo venderà, avrà tanti soldi a disposizione. Con i soldi di Osimhen farà due o tre giocatori. Sicuramente sembra che Napoli abbia offerto solo soldi ed è quello che vuole il Torino. 35 cash più altri 5, 40 milioni per Buongiorno. Sapete che a me è un difensore che piace tantissimo, quindi l'ho sempre detto, rimarchiamo anche questo, anche con la nuova proprietà, causa la condizione economica in cui ormai siamo. Devi valutare le offerte bomba. Lo so che un'offerta eventuale per Thuram 80-90 la devi valutare, ma la valuti anche per Lautaro Martinez se ti arrivano 100 milioni. Cosa pensi per Lautaro, per Thuram sì e per Lautaro no? In queste condizioni devi valutare tutto, anche con una nuova proprietà che si ritroverebbe dei paletti. Non è che arriva la nuova proprietà e fai acquisti a 300 milioni. No, non è così. Però la nuova proprietà cosa può fare rispetto a questa? Ferma, inerme a livello economico, impantanata, insabbiata nelle sabbie mobili, può mettere a posto il debito una nuova proprietà. Questa non può più fare nulla se non fare un prestito per pagare un altro debito, e questo è il massimo che ormai può fare questa proprietà. Perché io ti sfido a trovarmi la differenza ad andare qui nel giardino sotto casa mia, prendere un pensionato e metterlo al posto di Zhang. Vorrei sapere qual è la differenza tra mettere un pensionato come presidente dell'Inter e lasciarci Zhang, perché tanto lui ha questa macchina che va da sola, creata anche da Moratti perché lo ha messo lui. Non sono stato io a dire la seconda stella in merito di Moratti, eh. L'ha detto Zhang. Moratti l'ha detto che Marotta l'ha portato. Moratti ha detto, gli ho detto subito a Zhang, prendi Marotta perché si stava liberando dalla Juventus. Cosa vuoi che sapesse questo ragazzino dalla Cina che a malapena giocava a ping pong? Quindi c'ha questa macchina che va da sola, che non mette soldi, fa prestiti su debiti, scatole cinesi, il prestito lo converte, gioca solamente con i debiti. Cosa cambia mettere un pensionato al posto del presidente dell'Inter oggi? Nulla, ma a parte quello, 40 milioni sono tantissimi. Ma se vuoi un difensore centrale forte, li devi spendere. Dove deve giocare l'Inter? L'Inter deve giocare sulla voglia del calciatore, come ha fatto Pavard. Perché Pavard, se andava al Manchester, guadagnava di più. Perché è venuto all'Inter? Per il gioco dell'Inter? Per come giocava l'Inter? Per l'allenatore? Per lo spirito che c'è nello spogliatoio? Su queste cose qui dobbiamo giocare noi. Per prendere Buongiorno. Puntare sulla volontà dei calciatori, come ha fatto anche Frattesi, che qualcuno l'aveva già dato al Milan. Non parlo di Telecina, parlo di altri fuoriclasse che fanno mercato. Frattesi del Milan, meno male, non vale il prezzo del biglietto. Questo dissero, eh. Siccome Frattesi è un giocatore che a me piace tantissimo, io ci rimasi quando me lo dissero, dissi: ma vabbè, poi devi vedere anche chi le dice queste puttanate. Gente non sa nulla del calcio. Quindi bisogna giocare sulla volontà dei calciatori, sull'ambiente che si è creato, sul fatto che l'Inter è comunque campione d'Italia, sull'allenatore. Su queste cose qui devi giocare. Ripeto, come ha fatto Pavard, che avrebbe guadagnato molto di più al Manchester United, come ha fatto lo stesso Frattesi, che poteva andare in Premier League ed è venuto all'Inter, e provare a giocarti le tue carte, perché 40 milioni cash, noi, nuova proprietà o vecchia proprietà, difficilmente li tireremo fuori. Per un centrale difensivo, io voglio segnalare un nome. Dopo Zirkzee mi viene da segnalare, sempre in ambito Bologna, un altro nome che è un calciatore, qualcuno di voi conoscerà benissimo, che è Lucumi, colombiano, fortissimo, 1,89 m, rapido, esplosivo, molto istintivo. A me i difensori istintivi piacciono tantissimo. Lo so che sono sottoposti a degli errori, ma il difensore, io ho giocato con dei difensori istintivi, te lo garantisco, sono i più forti. Perché Lucumi è un difensore istintivo, ma con un margine di errore molto basso, fortissimo tecnicamente, esplosivo, bravo a scappare all'indietro, quindi ha tutte le caratteristiche che servirebbero a noi: potenza, agilità, scatto, tecnica e personalità. Lucumi del Bologna. Chiudo il video perché, ragazzi, avendo parlato di quel cagnolino abbandonato dal padrone, mi sta venendo davvero male. Non è una sceneggiata, ma mi sta venendo male. Ciao, Inter.